Siamo con mister Paolo Beruatto, 1-0-0 giusto per quello che si è visto in campo, però una partita sicuramente gagliarda su un campo difficile, in condizioni altrettanto difficili di formazione, come d'altro canto anche il Campidello che ha dovuto ricorrere a diversi uomini della panchina, e così il Gualdo quest'oggi con difesa assolutamente inedita e poi anche ha dovuto fare a meno di Ramazzotti dopo 20 minuti praticamente. Sì, difesa inedita, però dobbiamo dire che oggi da quel punto di vista era tanto tempo che non riuscivamo a chiudere senza subire gol, almeno da quel punto di vista possiamo ritenerci soddisfatti. Per quanto riguarda Ramazzotti, si era allenato poco questa settimana, però se la sentiva, per noi è un giocatore veramente importante, purtroppo poi ha risentito, abbiamo dovuto fare un cambio. E niente, comunque mi sembra che l'analisi che hai fatto calza a pennello, condizioni difficili, forse secondo tempo che abbiamo premuto un po' di più, dove avevamo avuto la supremazia territoriale, il campo non ci ha aiutato. E adesso due partite in quattro giorni, tre in una settimana. Comunque per fortuna per il Gualdo rientra qualcuno dalla squalifica, anche se Ramazzotti c'è ovviamente un punto interrogativo, però diventano due partite a questo punto, non dico decisive, però comunque importanti per il proseguo del campionato. Sì, ma le partite sono tutte importanti, tutte difficili, come la dimostrazione anche oggi, e quindi noi non ne dobbiamo far troppo un problema di chi va in campo, perché oggi è stata la dimostrazione lampante, abbiamo sempre poggiato tutto sulla forza del gruppo. Direi che una cosa la possiamo dire, oggi avevamo cercato di modificare qualcosa nell'assetto per vedere di, con questi tre centrocampisti, di creare qualcosa in più nella fase di costruzione. Ecco, potrebbe essere un'alternativa in futuro oppure... Oggi il campo, noi siamo una squadra incredibile, oggi quando siamo ripassati a fare il 4-4-2 direi che abbiamo fatto molto meglio rispetto a prima. È chiaro che non è facile passare da un modulo all'altro, io penso che abbiamo le caratteristiche per gestire meglio la palla, la fase di possesso. Oggi non siamo stati così bravi, però voglio dire, è un tentativo. Chiaramente perdendo Ramazzotti qualcosa ci dobbiamo inventare, perché davanti un attaccante che lo sostituisca a tutti gli effetti non ce l'abbiamo. Sì, noi oggi avevamo tanta voglia di vincere, ma abbiamo passato una settimana bruttissima, il virus dell'influenza c'è entrato dentro proprio lo spogliatoio e quindi eravamo contati e anche chi andava in campo non stava bene. Poi di fronte avevamo una squadra organizzata, una squadra che corre molto, quindi è stata durissima. Abbiamo provato anche in difficoltà, in emergenza a vincere, ci abbiamo provato noi, ci hanno provato loro e quindi alla fine credo che questo risultato di parità sia giusto. Certo, a noi serve poco, perché in casa, nella situazione in cui siamo, sarebbe stato importante di vincere, però non potevo chiedere di più ai ragazzi e alla mia squadra, che in queste condizioni hanno dato il massimo. Eravamo fuori delle persone, avete visto i cambi che ho fatto al secondo tempo: Prosperini, Caterini, Donati, tutti i titolari, Centonze, altri, e poi anche, ripeto, chi ce l'ha fatta andare in campo non stava bene, quindi dobbiamo accettare questo risultato. Diciamo comunque una squadra ben messa in campo come solitamente fa lei, è sicuramente una squadra che avrà molto da dire in questo girone di ritorno, che anche se magari in questo momento l'avete un po' svantaggiata dal punto di vista della classifica, però ancora le partite sono tantissime. Sì, noi sapevamo in partenza che dovevamo soffrire fino all'ultimo secondo dell'ultima partita del campionato, abbiamo fatto delle scelte a inizio di stagione che io ho condiviso, quindi certo le difficoltà sono tante, facciamo tanta fatica, però non molliamo, questo è certo, noi puntiamo su questo patrimonio di questo gruppo di ragazzi che io ho a disposizione ormai da 5 anni. Tentiamo, come dice lei, di giocare sempre al calcio, di provarci, siamo convinti che non possiamo prescindere dal nostro tipo di gioco e alla fine tireremo le somme cercando di agguantare questa salvezza, anche se in extremis, anche se ai play-out. Lo sapevamo, quindi non dobbiamo mollare mai, dobbiamo crederci e andare avanti partita dopo partita, anche dopo partite come oggi, che magari tutti aspettavamo di risorgere, di vincere una gara, non abbiamo neanche quel pizzico di fortuna che magari in altri frangenti avevamo, anzi a parte oggi nelle partite precedenti siamo stati anche molto penalizzati da episodi, da cose che purtroppo nel calcio contano, però ripeto, noi crediamo in quello che facciamo e fino alla fine non molleremo.